siamo qui, dove siamo? A Treviso. Siamo a Treviso. La convention di Treviso, mi sta mettendo a fare i lavori forzati. La fattura te la faccio. Ma non eravamo d'accordo che ti offrivo un panino e un gin tonic? Col bicchiere di vino. Veniteci a trovare allo stand, guarda che 158. Bello. E diteci se sembra di più un culo o un paio di tette. O cosa può sembrare? Fateci una preghiera. Ciao. E se volessi prendere una katana vera e tenermela in casa, devo avere il porto d'armi? Sì, la devi denunciare se è affilata. Dove siamo? Siamo alla Tattoo Convention di Treviso. Gratisce. E sei da maestre? Madonna. Quindi abbiamo trovato questi due personaggi. Sono i miei carissimi colleghi loro. Sono le 11.35 e stiamo già carburando insieme, evviva! E direi di partire con il video. Questa è l'introduzione. Ah, okay. Ci voleva una roba bella. Veneto, scusa. Ah, ecco. Grande. Però lui somiglia a uno dei Motley Crue. Sono io. La Biocchis. Stiamo partendo per Tenerife, per la Croazia. Dio ci mandi una grazia. Pronti per, guarda che bello il glicine, come tagliare, tagliare. Come tagliare? Comunque da Rovigo è tutto, ci vediamo direttamente a Treviso in uno schiocco. Tra 150 metri. Treviso. Siamo adesso già a Treviso. Siamo arrivati, ciao Enrico. Ciao. Mi hai messo ai lavori forzati. Siamo nello stand, che numero è? 158. Scusate, per YouTube. Per YouTube? Sì. Ciao. Ciao. E qua ci siamo noi che... che faccia era? Una chiavica. No. Guarda. È lascio di tette. Lo mettiamo immediatamente. Ah no! Lo specchio. Non sono stata io, non sono stata io. Allora, qui abbiamo
vasta gamma di spade. Quale che non sono affilate, sono di libera vendita, non ai bambini. Questi li preferiscono i cosplayer che li portano in fiera, si vestono, costume, hanno e con la lama. A paragonare questi con le lame in acciaio, che sempre non sono affilate. Più o meno così. Okay. Una impugnatura corretta. Ah. O questa o questa. E poi se non ci va. Vado a tagliare la legna. È il massimo che potrai tagliare sono i formaggi stagionati. No, grana. È un po' di spalmabile. Ho visto che c'hai anche quella di Demon Slayer. Sì. Tipo... sì, sì, sì. Bellissima. Ho già un po' di punti quindi. Quindi è già più bello di stare. Potrei farmi del manga. Ok. Ma l'hai fatto tutto? No, non mi vengono importati da Taiwan. Che bello. Pensavo fosse più pesante invece. Non deve essere molto pesante una spada. Se voi ti faccio una vedere, è una spada medievale. La spada di Templari. Di The Witcher. E di Templari. Caspita. È pesante. Sì. Taglia. Va bene. No, non taglia, no. Quello che taglia sta qua nella gabbia. Ah, nella gabbia. Chissà come facevano una volta a usarla. Questa è una spada leggera, no? Leggera. Perché ce ne sono quelle a due mani o solo. Per loro era come una forchetta. Come le bacchette. piccole. Sì, quelle si chiamano tanto. Tanto. Che quindi okay. La katana per uccidere, questa per difendersi e questa per. Per il pesce. Per no. Ammazzarsi. Harakiri. Per harakiri. Che si. Facevano da soli, si suicidavano per i motivi per... sì, questo l'avevano solo per questo. Ah, che triste però. Quello che mi piaceva di più. Samurai, diciamo, non che per come si dice, per i principi di onore. Sì. Si preferiva se perdevano da... il padrone o se si trattava dell'onore, allora dovevano suicidarsi e lasciavano questo mondo con dignità. Perché intanto sapevano che devono incarnarsi. Oddio, anche le come si chiamano? Le stelle da ninja, che questi sono di armi da killer giapponesi, tipo i ninja. Posso? Sono in acciaio, certo. Per adesso non sono pericolosi, però sono fatte belle. Sì. In acciaio. Provalo. Non è affilato. Bellissimo. Questo è da un videogioco di Alice. C'è una ragazza che andava in giro con un coltello. La sua arma. Con gli stessi disegni. Bellissimo. Che pesante. Questo bottone e questo è acciaio al carbonio. Quindi anche volendo uno per tenerselo a casa lo puoi affilare e usare per... Se non ha un porto d'arma, mi sa che la può tenere nell'armadio quello blindato. Comunque si vende un po' di tutto. E vendi anche online. Ti ringrazio. Niente. Gentilissimo. Anche questo. Ah sì sì, è un giocattolo. Che taglia. Sì sì. La mia preferita. Gatto Rianzo. Bellissima. Bellissima.
Okay. Mi fai ciao. Ok, io tipo, cos'è? Alza la gamba, alza la gamba. Così. Fantastica. Share. Comunque è la seconda notte che dormo qua. Le stanze sono strafighe, il letto è gigantesco, i cuscini sono morbidissimi. C'è la vasca in bagno che me la porterei a casa. L'audio della TV si sente. C'è una cassa in bagno collegata alla TV, figata. Purtroppo non c'è Netflix, non è una smart TV. La connessione internet fuck. Però, wow, una riflessione personale. Dal passare, parlo per me, dal passare, ed ho anche accettato, anche per sfida personale, a venire qua questi giorni, sono passata dall'essere, tra virgolette, un hikikomori chiusa in casa, ad essere in tutto il contrario, in mezzo ad un sacco di gente tutto il giorno, e è mentalmente, fisicamente, è per me... È difficilissimo, non ero pronta, ma ci voleva. Mi pongo, devo pormi ogni tanto queste sfide, questo mettermi alla prova. E queste occasioni non posso farmele sfuggire così, no? Anche per far conoscere le persone, per quel poco che posso fare, per consigliarvi nuovi artisti o per consigliarvi l'artista, il tatuatore che ringrazio, che mi ha permesso di venire qua con lui, grazie a lui, che è Caos Faro Tattoo. L'avete già visto in un altro mio video qua su YouTube e vi metto il suo link del suo Instagram giù in descrizione. E saluto. È la prima volta, aspetta che faccio il videazzo. Mm-hmm. Qua è tutta da là fin a quel ragazzo là. Saluta a tutti, Stefano. Ciao a tutti. Sì, ciao a tutti. E dove possiamo trovarvi? A Limena? In piazza Dia. Lui era serio. Quindi vi aspettano, diglielo tu, a Limena. Ormai lo so anch'io. Piazza Armando Diaz 14, sì. Anatema Tattoo Studio. Però lui somiglia a uno dei Motley Crue. Sono io. È lui. Quello dei poveri. Lui è tipo più un Jack Sparrow. Della coppia di Nicky Six comprata su AliExpress. E tu chi sei? Vera Tisha. Dov'è lo spend? Lavori con loro? Sì, loro sono i miei colleghi, lavoriamo tutti all'Anatema Tattoo Studio, a Limena. Esatto. A Limena in piazza Armando Diaz 14. Veniteci a trovare, anche se non ci sono anch'io, ci sarò anch'io. Cosa quindi... significa Anatema? Cosa significa? Cosa significa Anatema? Che cos'è un anatema? Che cos'è? Spiegacelo! Ce lo spiega il Bongio. Passiamo parola. L'anatema. Nicky Six, prego, a lei la parola. È una scomunica. Partiamo dalla maledizione, allora, dalla scomunica durante l'inquisizione, ecco, le persone venivano tatuate. Ma dai. Posto di essere torturate venivano tatuate perché era una tortura. E poi dai greci anche. Dai greci. Sì, era il significato. Però il significato era diverso. Va bene. Quindi vi aspettiamo tutti all'anatema. No, l'ho immaginato.
Aspetta che ti tolgo la vasellina perché scusi VIP. Te la faccio bene. Cosa hai tatuato? Tatuato mi sono romagnolo. No, Veneto, scusa. Ah, ecco. Mi sono Veneto. Sono... Grande. No, mi sono romagnolo. Ah. Scusa. Sì, sono confuso. Vai tutto è finito. Sì. Prego. Siamo, adesso ce lo dice, aspetta che sto entrando, ce lo dice? Ciao, sono Erika. E siamo al Birrificio Meracchi e presenti alla Tattoo Convention di Treviso. Di Treviso, e che ore sono? Sono le 11. Le 11, stiamo facendo colazione. E niente? Vi aspettiamo. Vi aspettiamo, ormai è già finita quando pubblicherò il video. Allora, farlo. Dovete venire a bere, dove siete? A Susegana. A Susegana? Susegana. Cercate su Google Maps Susegana. Sono un po' a dirlo. Birrificio Meracchi. Ciao. Ciao, sei capace di dare o tipo una botta così all'obiettivo? Tac. Vai. Qua. Tac.